Gentili telespettatori, ancora un programma ancora con voi e con Agnese Mandetta che mi accompagna per parlare di cinema e per parlare di YMTV Festival, questo straordinario appuntamento di aprile qui nel Cilento in diretta televisiva sui nostri canali con il cinema internazionale. Oggi conosciamo John, ma prima salutiamo Agnese e poi vi parlerò di questo ragazzo cineasta. Ciao Agnese! Buonasera a tutti, ciao, grazie! Ben trovata e un saluto a Sojourn, che è un artista musicale che ha girato il video Theorem. Hi Sojourn! Hello! How are you? I'm good, thanks. How are you? Ok, allora Agnese, facciamo subito la prima domanda che è appunto parlarci di questo video che ha girato il nostro ospite. John, tell us a little bit about your video, what inspired you to, you know, direct it and please tell us more, we want to know. Well, I'm an all-round creative, audio and visual, and I wanted to put together a project of which Theorem is the first single from and video from. I wanted to show how love can be very powerful. There's different forms. It's not just relationship. There's paternal love, and I love my community. So it's like I wanted to display that in a way in which was cool and 21st century. So I went with a new age Cupid kind of concept, displaying myself with magical powers, if you will, and balancing out discord, making everything harmonious, everybody smiling, happy and cheery. Okay, let me translate that for you. E dunque, John ha deciso di mostrare quanto potente sia l'amore e quindi ha deciso di diventare, insomma, in questo video, una specie di cupido del XXI secolo e di mostrare l'amore nelle sue varie faccette, non solamente quella dell'amore, diciamo, di coppia, ma anche, per esempio, l'amore per la sua comunità. Lui ama la sua comunità e quindi questo cupido del XXI secolo si dedica ad andare in giro e a armonizzare situazioni che non sono armoniose, quindi tutti sono felici, tutti sono in pace, diciamo, contenti. E il messaggio è quello, insomma, l'amore è una forza molto potente. Allora, John, il direttore però è Craig Hathcoat, giusto? Who's the director of the video? It's Craig Heathcott. He's a director that works, or a filmmaker that works sometimes with the BBC and such. And the production company was Feud Creative. Mm-hmm. Okay. Beautiful team. Ok, è un direttore della BBC, è un'azienda con la quale, un team con il quale John lavora spesso. E John nella vita, quindi, che cosa fa fondamentalmente? Canta, recita, fa l'attore, insomma, ecco, quello che chiediamo adesso a lui. Ok. John, what's your... what do you do in life? What tell us about yourself. Yeah, I'm an all-round creative. So I started off working in a recording studio and that progressed into visuals, so I direct videos myself, which is why I came together with the best possible team, Craig, Feud Creative, to create my first solo project, because I'm usually working for other people. But yeah, anything audio visual, me. That's you.
Si occupa di, è un creativo a tutto tondo, si occupa di audio e video e quindi praticamente questo è stato il primo progetto in cui lui si è messo, diciamo, un po' più in mostra. Di solito lavora per altre persone, però grazie al fatto che lui è nel mondo appunto audiovisuale è riuscito a trovare questo team bellissimo per poter poi filmare questo suo video. Ecco, allora la domanda consueta che facciamo ai nostri ospiti riguarda anche la distribuzione e chiediamo a John, visto che arriva dall'Inghilterra, o meglio si sta collegando dall'Inghilterra, ma magari un domani verrà da noi, quindi arriverà dall'Inghilterra, certo. Ci può parlare magari della distribuzione, come funzionava soprattutto per i videoclip prima della pandemia e come sta funzionando adesso. Ok. John, this is a question that we ask everybody. What about distribution before and after the pandemic? Oh, it's been awful. I guess I started in the pandemic and everything had a huge, I think it was like 9-month delay. And the initial deals that I'd set in place, I couldn't reconnect them during the time. So yeah, it's been difficult. È stata difficile, lui ha cominciato durante la pandemia, quindi lui dice che è stato molto difficile, però ecco, I'm sure things will, you know, brighten up, okay? Don't lose hope. I hope so. Oh, well, we will anyway. Do our best to, you know, I appreciate that. So your work on Gianni's platform, okay? Thank you, appreciate that. It's our pleasure, John. Dunque, gli ho spiegato Gianni che noi faremo di tutto per mostrare il suo lavoro sulla tua piattaforma e gli abbiamo augurato insomma il meglio. E ci auguriamo naturalmente di averlo qui in Italia, magari per il prossimo anno, il prossimo festival con un altro prodotto, in modo da conoscerci da vicino. John, we would like officially to invite you to Italy next year with your next project. We hope you come here and shoot something here in our beautiful land. Oh, otherwise, yes. You can, you know, participate to our next festival with your creations. We welcome you with open arms. We would like to meet you in person. That. Okay. Yeah, no, I'll make sure to come next year. Okay. That's wonderful. Thank you so much. No worries. Bene. Allora, good luck, John. And thank you for participation. Thanks for having me. Okay, bye. Bye. See you soon. Bye bye. Thank you so much. Bye. Adesso sentiamo il prossimo artista. Un benvenuto a Eileen Gruba. Eileen, welcome. Hi. Hi, Eileen. E poi ancora Timothy Maika. Benvenuto. Hello. Welcome, team. Allora, i nostri due ospiti sono praticamente gli autori, o meglio, hanno scritto la sceneggiatura di un film molto interessante, Dark Hearts. Hearts, ho detto bene, Agnese? Sì, hai detto benissimo, Gianni. Tu ormai parli l'inglese, che è una cosa meravigliosa. E dunque, Eileen Gruba ha scritto il film e lo ha anche prodotto, ma è anche attrice nel film, mentre Tim è nello stesso tempo un coautore sulla scrittura del cortometraggio. Ma sentiamo subito i nostri protagonisti che ci raccontano di cosa tratta questa storia. Ok. Can you guys tell us about the film? Can you explain? Sure. Well, okay, so Tim and I worked together on a prior movie called Preacher Six. And after that, Tim wrote a story and sent it to me. I'll let him tell you. It was an idea he had for a film. So Tim, go ahead. the original story that I sent Eileen might have been 3 or 4 pages of script only. And it was just an idea that was got stuck in my head and it had to come out somewhere. And so it ended up coming out in this form of a 3 or 4 page script.
And I knew that the person that was absolutely perfect for the part was Eileen. So I sent it to her and I said, I don't know what you can do with this or if you want to do anything with it, but I wrote it for you. And I just had to, you know, I had to get it out. And I sent it to her, and it was maybe a day later that Eileen wrote back and said, we have to do something with this. This isn't a finished story, but we have to do something with it. So we started working back and forth and toying with the ideas. And gosh, I don't know how long, 3 or 4 months okay. we worked at okay. it. Okay, let me translate that. Gianni, dunque, loro si sono conosciuti in precedenza lavorando su un altro film e poi Tim cominciò a lavorare con un'idea che aveva in testa e che non riusciva, insomma, a smettere di pensarci fino a che alla fine lui ha deciso di buttare giù questa idea e ne sono risultate 3-4 pagine che poi ha mandato a Eileen perché lui aveva scelto Eileen come interprete di questa sua idea e ad Eileen è piaciuta subito e quindi hanno cominciato a lavorarci andando su e giù scrivendosi di continuo fino a svilupparla e a creare appunto il cortometraggio Dark Hearts. Allora, una okay. domanda adesso la facciamo però a Eileen sulla produzione, giusto? Perché okay. e poi magari anche sull'interpretazione. Ecco, mm-hmm. Eileen, è molto difficile oggi produrre un cortometraggio negli Stati Uniti oppure è di una semplicità, insomma, classica, insomma, utile, soprattutto nel paese del cinema? Eileen, what about producing films after the pandemic? Is this more difficult now or it's, you know, the same as before? What's changed? It's much more difficult to produce films since the pandemic, mostly because of the cost of testing everyone and distancing everyone and not being able to bring groups of people together. Yeah. And our unions, like Screen Actors Guild, they have very strict and intense protocols that are very expensive. So even in our biggest budgeted projects in the industry, they're having to add, like I heard there was a film that a friend of mine was on, a big blockbuster studio movie, and they spent an extra $30 million wow. because of COVID protocols and shutdowns and people breaking the rules and getting sick and coming back and bringing it, you know. So there was a lot of trouble in our industry. So it's definitely harder to produce. However, we shot this, luck and timing, we shot Dark Hearts a month before the COVID shutdown, right? About a month and a half before, Tim? Yeah. Oh, so we just did post-production, which we can do over the internet and on computers okay. during the coronavirus. And then we started the festival run as soon as we finished everything. So we did multiple edits and then sound and music and all that. Wonderful. Let me translate that. Dunque, Gianni, che cosa ci ha detto Eileen? Ci ha spiegato che praticamente a causa del Covid è diventato difficilissimo produrre films. E che cosa succede? Che i protocolli per poter fare che persone, insomma, si vedano per girare il film insieme sono eccessivamente costosi. E quindi lei ha sentito parlare di un film che sarebbe diventato appunto un blockbuster, un grande successo appunto di distribuzione e praticamente avevano aggiunto altri 30 milioni al budget per coprire i protocolli per la protezione del Covid e dice che c'è stata molto movimento negativo nell'industria dovuto al fatto che molte persone insomma si erano ammalate, poi erano ritornate sul set e quindi avevano dovuto dare
nuovo impulso a quelli che erano i controlli, eccetera, eccetera, quindi è diventato estremamente difficile. Loro sono stati fortunati perché hanno girato il film un mese e mezzo prima del lockdown. Certo. Quindi si sono poi occupati della post-produzione quando ormai era già tutto fatto. Chiaro, sì. E sì, hanno sì. poi aggiunto la musica, eccetera, eccetera. Però ecco, il lavoro importante era già stato fatto. E adesso hanno cominciato il circuito dei festival, quindi... Elin, è più facile produrre o recitare? What's easier? Producing or acting? Bella questa, eh? Wonderful. Acting, these questions. Acting is my love, my dream, my passion. Producing is something I do to create more opportunities and to create more projects that I believe in. So I like producing. It's easy for me as long as we have the right people and we can get the money we need. Producing is to me like throwing a party and making sure you invite the right people. Ok. Ad Aileen piace tantissimo recitare, è la sua passione. Produrre è quello che le viene bene, le viene facile, ed è come appunto fare una festa assicurandosi di invitare le persone giuste. Mi piace questa, diciamo così, metafora, no? Possiamo definirla. E invece a Tim chiediamo quale sarà il suo prossimo lavoro di scrittura, o già nel cassetto qualcosa e aspetta un produttore pronto. Tim, what about you and your next project? Do you have anything ready so far or in the making? Tell us about yourself, please. We want to know you better. So, well, have at it. Dark Hearts is actually my first foray into screenwriting. I have a debut novel that came out a couple years ago. And from that novel is when I got involved with anything to deal with Hollywood, because I met a mutual friend that Aileen and I have, and Kyle Hester, who we worked on the movie Preacher 6 with. And that led me to thinking that maybe I wanted to do screenwriting. And as far as I'm working on a follow-up to my debut novel. But I'm also... Tell us the title. We want to read it. The title is Prey. P-R-E-Y. Yes, Prey. Okay. You can find it Amazon. Okay. Yes. And as far as a screenplay, Aileen and I are working on expanding the story of Dark Hearts into a miniseries. Wonderful. Wonderful. That's where most of my focus is now. When I get home from my day job of being a high school teacher. Oh, okay. Okay. So we have something in common then. Okay. Tim è impegnatissimo con la seconda parte del suo primo libro, che si intitola Prey, disponibile su Amazon per chi lo volesse leggere. E quindi sta lavorando con Aileen per trasformare anche questo suo Dark Hearts in una miniserie. Quindi è impegnato, quando non lavora come insegnante delle scuole superiori. Lui insegna alle scuole superiori, quindi siamo oggi un'intervista di insegnanti. È vero, un po' tutti lo siamo, sì, è vero. Sì, sì, Agnese, certo. Adesso mi piacerebbe da parte tua una domanda ai nostri ospiti. La mia domanda è molto semplice e molto difficile allo stesso tempo. This is my question for you both, guys. What's the difference between writing for the screen, big or small, or writing for a book? Allora faccio la traduzione per gli italiani. Qual è? Diglielo però, così ridono. Sì. Gianni translates now. Into Italian. Allora, qual è la più difficile? Scrivere una sceneggiatura per un film oppure scrivere un libro? Giusto? Perfetto.
So who answers first? Wow. Done a little bit of screenwriting, and it's the screenwriting is a lot more personal. And in ways, even more descriptive, I think. You want to, I think, create the images that are going to be translated onto the film. And it's a little different than creating the images that you want people to see in their heads when they're reading your work, if it's a novel. Yeah, I see. We allora. Use, mm-hmm. Oh, go ahead, translate, and I'll go on. Thank you, so kind of you. Dunque, Gianni, oggi a quanto pare rido molto. Sorry. Gianni is always telling me that I laugh too much when we, you know, shoot things. Timothy ci spiega che scrivere per lo schermo, quindi creare appunto delle sceneggiature, è molto più difficile che non scrivere per creare un libro, perché devi essere molto descrittivo, però allo stesso tempo veloce, e è un modo di scrivere completamente diverso, perché è molto più personale, molto più intimo, e nello stesso tempo deve essere molto più succinto. È così, è vero, concordo. What about you, Aileen? I think that writing for novels requires a lot more detail and a lot more words. Yeah. And writing for screenplays, you're taking like the story he gave me and trying to find the most important aspects and crunching it down into as few words as possible. For film, you are painting pictures, and I always believe you should be able to turn off the sound completely, or maybe not even have it with a translator, be able to still tell what the movie is about from just watching the pictures, and that the words just add to the story. But it's definitely a lot less words. And because of the way society is today, you really have to draw people in quickly and get out quickly, because people have such short attention spans now. Yeah, unfortunately we do. Yeah. Dunque Gianni, una cosa che ha detto Eileen ed è interessantissima è quella che, scrivendo per il cinema, bisogna avere questa capacità di risucchiare le persone, prendere subito l'attenzione delle persone. Lei dice che la migliore cosa sarebbe togliere completamente l'audio e fare in modo che la persona che guarda comunque venga immersa nella storia, grazie solamente alle immagini. Quindi si necessita appunto di un talento che è capace di attirare l'attenzione e quindi risucchiare lo spettatore nella storia, e quindi devi essere capace di attirare e poi anche cambiare, andare via subito. Quindi è necessaria una velocità e una sintesi che in effetti poi per i libri non esiste. Ecco, i libri sono fatti di parole, quindi si può essere più descrittivi, si può allungare di più il discorso, però con il cinema è tutto molto più veloce ed è molto più immediato. È vero. Molto bene, allora io direi che la nostra chiacchierata finisce qui, con l'invito per l'anno prossimo qui in Italia ai nostri ospiti. Eileen già ci ha confermato, Tim deve confermare, ma sicuramente anche lui sceglierà di venire. Okay, guys, this is all for today, but we would like to invite you again, Timothy, we already did with Eileen. Please come next year when COVID is over, please come to our beautiful land and let's meet in person and let's have a chat together and do things today together, do beautiful things. Yeah. Okay. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.